Bene ragazzi, benvenuti, sì, benvenuti in questo super nuovo video. Dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un super nuovo tutorial. Quest'oggi vi vado ad insegnare un gioco di magia strafigo, è geniale raga. Cioè io l'ho fatto anche dal vivo e vi giuro che le reazioni sono state oddio, come hai fatto? Assurdo, che figata. Vi giuro non sto scherzando, provate per crederci. Raga, questo tutorial è preso da qua, Cartomagia semiautomatica di Danny D'Ortis. Ve lo straconsiglio perché è un libro della Madonna, è scritto in italiano, ci sono le immagini, c'è di tutto, quindi cosa volete di più da un libro? Costa 35 euro da AssoK e se AssoK mi vuole dare un piccolo contributo sono favorevole. Raga, ve lo consiglio, ci sono degli effetti della Madonna, elastici, non elastici. Perché cartomagia semiautomatica? Perché ci sono perché ci sono trucchi con preparazione e trucchi senza preparazione. Quindi avete di tutto, trucchi automatici e semi-automatici, con una piccola piccola preparazione. Quello di oggi non c'ha nessuna preparazione ed è geniale. Vi lascio alla performance e poi ve lo vado a spiegare. Benvenuti alla performance del gioco di magia, ok? Sarà un pochino strano che ve la faccio così, però fatela agli spettatori, dopo al tutorial ve lo spiegherò. Capirete perché è un pochino strano che la faccio da solo a me, però ve lo devo insegnare perché è troppo figo. Anche perché l'ho provato in pubblico ed è fighissimo. Sto mescolando da mezz'ora. Ok, questo gioco si chiama Dado Immaginario. Infatti qua c'è un dado immaginario e lo do al primo spettatore. E gli dico, lancialo. Però prima lo mangi e te lo fai arrivare in testa al dado e scuoti la testa. E poi mi dici che numero è arrivato, ok? Però me lo dici fra un po'. Perché consegno anche un altro dado al secondo spettatore, ok? E tu mi dici che numero hai pensato, ok? E io rimescolo le carte, quante volte vuoi. Anche all'americana, come vuoi. Voilà. Il primo spettatore, che numero è uscito? Per esempio 3, sparo. Però possiamo anche lanciare un dado vero, raga. C'è un dado vero, per chi non mi credesse, ok? Ce l'ho qua. 2. Volete 2? Volete un altro numero? Guarda. Ritiro. 4, per esempio, ok? Quindi, per esempio, 4. E tu, dimmi che numero hai pensato. Per esempio, il secondo spettatore pensa 6, ok? E io mescolo le carte, ok? Quante volte volete, fino all'ultimo, raga. Voilà, tac. E cosa faccio? Voi vi ricorderete la sesta carta. Queste carte, raga, sono cambiate le posizioni sempre. Cioè, posso anche ritagliare, bam, è ricambiato tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi questa, in questo caso, io non la vedo perché sto registrando con le telecamere esterne. Ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa, 6, 7, 8, 9 e 10. Voilà. Ok? Quindi siamo a posto così, no? Adesso io potrei tagliare e mescolare. Tipo così. Ti va bene? Se vuoi ritaglio, così. Voilà. E lasciamo un po' di casino. Il primo spettatore, tu quanto avevi tagliato? Tipo 4? Mi ricordo? Ah sì, ce l'abbiamo qua. 4. Tu? 6? Era 6, mi pare, giusto? 6. 4. 6, 4? 6, 4, 6, 4, 6, 4? 10, giusto? Fum, fum, boom. Raga, 10. Conta 10 e arriva la tua carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutte carte differenti. Carta era la vostra? Una bella carta. Rossa. Cuori. Una carta che viene anche tanto pensata per fare giochi di mentalismo. Poteva essere la 7 di cuori? Chi l'ha capito, bom, chi lo sapeva già, ok, perché è stato insegnato in un libro che magari tanti di voi hanno, ma è veramente figo e lo insegno per chi non lo sa. Se era questa, via il tutorial. Bene ragazzi, benvenuti al tutorial, ok, adesso ve lo vado a spiegare, e vi dico anche a che pagina è. Mi pare che è tra i primi, raga. Guardate, alla pagina 8 e 9 di cartomagia semiautomatica. Chi vuole fare lo screen, insomma, è qua. Eccolo qua, ok? Se non vi piace la mia spiegazione, ce l'avete qui. Bene, raga, questo lo lascio qua per fare un po' di pubblicità. Allora, raga, la cosa principale è di mescolare le carte, quanto volete, ok? Così, abbiamo un mazzo di carte completamente, di carte tutte diverse. Come ho detto anche nella intro, questo mazzo è anche praticamente distrutto e non c'ha praticamente metà carte. Allora, questo gioco è strafigo perché lo si può fare a due spettatori diversi, ovviamente, ed è tutto che corre liscio, nel senso che non potete sbagliare, c'è solamente una cosa da fare, raga, ed è di portare tot carte
per esempio dalla fine del mazzo alla cima, con la scusa del tipo, bene, se contento così, beh, posso tagliare, posso mescolare, e avete fatto. Adesso vi spiego subito il motivo. Adesso, la prima cosa da fare è dire di presentare il gioco, no? Quindi abbiamo due dati immaginari. Il primo lo consegniamo allo spettatore, gli diciamo di ingoiarlo e di farlo arrivare in testa, ok? Oppure di spingerselo in testa, di prenderselo e ficcarselo in testa, ok? E di scuotere la testa e di dirci un numero. Appena ci dice il numero, tipo per esempio 3, ok? Facciamo l'esempio di 3 o di 4, quello che volete. Facciamo 4, dai, tipo 4, ok? E appena lui ci dice il numero, porgiamo l'attenzione all'altro spettatore dicendo ok, ok, ma me lo ripeterai dopo, adesso non è tanto importante. Dimmi il tuo numero. Cioè, nel senso, gli diamo un nuovo dado all'altro spettatore, sempre immaginario, lancialo. Che numero è uscito? 6. E nel mentre ci dice il numero, gli diciamo puoi anche essere 8 o 9 o 10. Perché magari lo spettatore dice, beh, da 1 a 6 gli devo dire, no? Perché il dado c'ha 6 facce, giusto. Però, appena ci dice il numero, gli diciamo, potevi scegliere 8, 9, 10, perché questo dado ha 10 facce. È un dado speciale, ok? Lo lancia, per esempio ci dice 6, e noi qua gli mostriamo 10 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E lui si ricorderà la sesta. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve la faccio vedere di faccia. 6 e la giriamo. Ritorniamo con l'attenzione dal primo spettatore, però noi ci ricordiamo che ha detto 4. Quindi diciamo, beh, potevi scegliere che carta volevi, ok, stendiamo, contiamo le ultime 4 e prendiamo un break. E prima di porgere l'attenzione al primo spettatore, portiamo queste 4 in cima. E diciamo, guarda, io posso anche tagliare e mescolare. E qui prendiamo una porzione di carte casuale dal centro e le mescoliamo. Ta 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 ta, e ribottiamo davanti. Poi diciamo, ta 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 ta, e riportiamo tutto davanti, senza invariare la posizione delle prime. Adesso capirete perché. Torniamo dal primo spettatore e gli diciamo, che numero avevi scelto tu, che non mi ricordo più? Può essere 3? 4? Sbagliamo? Apposta? E lui, 4. Ok, prendo il tuo numero, 4, tu, 6, giusto? E 6. Vum, boom. I numeri sono sparsi qua, nel mazzo. Quindi 10 in teoria, no? 6 più 4, 10, giusto? E qua contiamo 10. Scocchiamo le dita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E la carta finisce automaticamente in posizione dei due dati. Raga, lo so che può essere banale, ma è figo, raga, come gioco, perché, ripeto, mazzo mescolato, quanto volete. Diamo il primo dado al primo spettatore, gli diciamo, pensa a un numero, quello che vuoi, lancia, ok? Lancia il dado, ok? Lancialo, che numero è venuto fuori? 3. Ok, bene, perfetto. Te lo do anche a te. Rifai e lancia, però può venire 6, 7, 8, 9, 10, perché questo dado ha 10 facce. Quello che facciamo noi, potremmo anche già prepararci col break di 3 carte e partire così, con un break sotto, così. Io ho il break sulle 3 carte e gli diciamo, tu adesso ti ricorderai la carta del tuo numero, ta 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 ta. Per esempio si ricorda 4, 1, 2, 3, 4, non vado avanti, dai, ricordiamoci il 2 di picche. Faccio così e qua dico, bene, io posso adesso mescolare quello che volete, ta 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 ta, quello che volete, sono tutte le carte diverse, sì, e le lascio lì. E ritorno con l'attenzione dal primo spettatore e dice che numero, ritorno dalla, non so parlare raga, ritorno con l'attenzione dal primo spettatore e dico che numero avevi detto? 3 potrebbe essere? Sì, 3. Tu cosa il numero avevi detto? 4 o 5? Adesso non mi ricordo. Adesso seriamente non mi ricordo, però insomma schiocco le dita e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Sì, giusto, 4 più 3. Giusto, sì, 7. È automatico, raga, ma è fighissimo perché l'unica cosa è di portare tot carte, ovviamente del numero scelto dal primo spettatore, che noi faremo finta di dimenticarci, portarle in cima. E ovviamente i due numeri si sommano. E con il fatto che tagliamo le carte, ovviamente facciamo falsi tagli, mescoliamo magari anche all'americana, per esempio, se il primo spettatore sceglie 3 e il secondo spettatore 5, gli diciamo ricordati la quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi pare che era 10 di quadri. Portiamo 3 sopra, tac, possiamo anche fare un miscuglio all'americana, trattenendo le prime 20. Voilà, questo è molto elusivo. Schiocco le dita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avete capito? Molto ma molto geniale e super super d'impatto.
Bene raga, questo era il tutorial di oggi, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere attraverso un like, un commento, una condivisione di questo video, spammate un sacco di commenti, no non spammate niente, lasciate sempre tanti commenti, fatemi sapere cosa volete vedere in un prossimo video, sto parlando come Eminem. Bene raga, no veramente, comprate questo libro perché è veramente geniale. Guarda, vi leggo quello che c'è scritto qua dietro. Allora, carta magia semiautomatica di Danny D'Ortiz, edizione italiana, perché questo qua in teoria è spagnolo. Se era spagnolo ancora meglio, perché io lo so, avrei imparato ancora più vocaboli, però insomma, vabbè. In questo libro è raccolta l'intera collezione di carta magia semiautomatica, pubblicata in vari volumi durante gli ultimi 10 anni. I giochi sono stati attualizzati e arricchiti con nuove foto e con spiegazioni rivisitate e corrette. Raga, no, veramente, ve lo straconsiglio di prendere perché ci sono un sacco di giochi. Per esempio, guardate, anche giochi con elastici, Ok, quelli che ho anch'io insegnato nei vecchi tutorial che rifarò. E raga, vi porterò anche qualche tutorial degli altri libri perché sì, ce ne ho veramente tanti. Come cartomagia, la strada maestra alla cartomagia, Card College, magia delle carte, corso completo di magia, mentalismo pratico, meraviglie cartomagiche. Raga, c'ho un botto di robe da portarvi, se volete ovviamente. Raga, io vi voglio un sacco di bene, lasciate like, fate quello che volete, senza disiscrivervi, e ci vediamo in un prossimo e fantastico video. Ciao ragazzi.